Della NATO, una 2 giorni importante, il vertice dei ministri della difesa. È con noi, lo avete già annunciato, il ministro italiano Roberta Pinotti. Grazie per essere tornati in Grazie, Italia grazie dell'invito. 24. Allora, direi di partire dal tema forse più popolare, mettiamola così, di questo vertice, poi entreremo anche in dettagli un po' più tecnici, però si parla appunto della possibile difesa comune europea, un termine che diciamo, tiene dentro vari passaggi. Sono stati fatti dei passi in avanti. Sì, ne abbiamo approfittato, essendo tutte e quattro membri anche della NATO, oltre che dell'Unione Europea, per vederci a pranzo con le colleghe francese, tedesca e spagnola, siamo quattro donne. Ministri della difesa donne in Europa, non si può E dire. perché è partita da noi questa accelerazione sulla PESCO? La PESCO, per chi ci ascolta, è la cooperazione rafforzata fra i paesi dell'Unione Europea sui temi della difesa. È una possibilità che il Trattato di Lisbona consentiva, ma che non è mai stata attivata. Quindi di fatto siamo sempre rimasti ad alcune decisioni che però dovevano vedere l'unanimità e quindi a dei passetti molto piccoli. Invece in questi ultimi mesi c'è stata un'accelerazione, noi abbiamo scritto una lettera a luglio a tutti i colleghi europei proponendo appunto di avere una cornice, un quadro in cui poter cominciare a integrare le nostre capacità e le nostre forze, in modo tale quando necessite di una operazione europea che non passi un tempo infinito fra l'individuazione dell'obiettivo e poi la capacità di agire. Devo dire che la risposta è stata positiva. Il 13 di novembre, lunedì, ci incontreremo di nuovo con tutti i ministri della difesa e degli esteri europei e dovremo varare, diciamo, questa cooperazione rafforzata che poi sarà decisa formalmente dalla riunione dei capi di Stato e di Governo che sarà a dicembre. Però per chi ci ascolta, per capire perché è importante, noi viviamo in un mondo in cui le minacce sono sempre più globali e la risposta a queste minacce o è integrata e coesa o ogni nazione fa difficoltà ad avere tutti gli strumenti e anche la velocità necessaria per rispondere a questi pericoli. Quindi un po' per questo pericolo subdolo che il terrorismo è, un po' perché le minacce diventano sempre più connesse, un po' perché comunque la nuova amministrazione Trump ha messo al centro l'America, quindi in un certo senso dicendo anche agli altri paesi guardate quello che succede nell'ambito di sicurezza e sappiatevi anche un po' regolare da soli. E poi perché con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non è ancora avvenuto, ma sta avvenendo il processo della Brexit, una delle nazioni che più tenevano alla NATO e diciamo, più erano preoccupate della difesa europea perché pensavano di potenziarsi la NATO è venuta meno. Devo dire che ne parliamo alla NATO e possiamo quindi come ministre europee parlarne alla NATO perché quella preoccupazione che c'era, cioè che la difesa europea fosse contrapposta all'Alleanza Atlantica, è scemata in questi anni, ancora fortissima fino a 3 anni fa. Via via lavorando insieme si è capito che se l'Europa mette di più insieme le sue capacità non indebolisce l'Alleanza Atlantica, ma anzi diventa un soggetto più forte all'interno dell'Alleanza stessa. Mi ha dato l'assist, ministro, parliamo di Trump, chiaramente uno dei temi toccati è anche quello della minaccia della Corea del Nord. Quanto è presa in considerazione l'ipotesi di un conflitto? Sì, diciamo, sono stati 2 giorni molto impegnativi. Ieri pomeriggio abbiamo fatto una lunga discussione sui nuovi comandi. Peraltro abbiamo registrato con soddisfazione che la richiesta dell'Italia di avere l'hub per il sud a Napoli, che vuol dire il luogo dove progettare le capacità di intervento della NATO contro le nuove minacce terroristiche che provengono, diciamo così, in particolare da quell'area, Chiaro. possano essere gestite lì, in questo hub della NATO. Quindi una vittoria per l'Italia, Eh sì, è una vittoria per l'Italia siamo perché sottolineato. all'inizio la NATO parlava soltanto di sfide e di pericoli a est, quindi prima con altri paesi ovviamente del fianco sud abbiamo detto guardate che non c'è soltanto est, c'è il sud, ma poi siamo riusciti anche a far potenziare e a avere un comando su questo. Sì, una proposta dell'Italia e posso dire anche una vittoria dell'Italia, così come una vittoria dell'Italia è il fatto che il capo di Stato Maggiore della Difesa italiano sia stato nominato chairman per il Comitato della Difesa dei Capi Europei, un riconoscimento, Quindi diciamo una diciamo, della settimana nostra. trionfale Sì, per il una nostro settimana. paese. Alla sera poi abbiamo fatto questa discussione più informale proprio sulle varie sfide e minacce in questo momento. Abbiamo parlato anche del terrorismo, dell'Africa, ma si è parlato molto della Corea. Sappiamo
Se ne è parlato molto perché è ovvio che non è una crisi solo regionale, è una crisi che preoccupa tutto il mondo, perché una eventuale e deprecabile escalation in quella zona certamente preoccupa immensamente Giappone e Corea del Sud, ma preoccupa anche tutti noi. E devo dire che la discussione di ieri sera e anche le dichiarazioni che il segretario alla difesa americano ha fatto oggi, Mattis, cioè sul fatto che non va sottovalutata questa minaccia, ma il lavoro da fare, un lavoro diplomatico per, attraverso le sanzioni, arrivare ad una trattativa che porti, diciamo, alla de-escalation, quindi al raffreddamento della situazione di tensione, credo che sia un elemento positivo. Su questo è fondamentale anche coinvolgere non solo la Russia, ma la Cina, che è un attore assolutamente protagonista in quell'area. Chiaro, la de-escalation, ci sono due attori però in campo che sono abbastanza, diciamo così, sanno muoversi anche in termini di comunicazione. Trump è il presidente coreano, e diciamo lei che ha vissuto anche l'altra gestione appunto degli Stati Uniti, come valuta la presenza di Trump? Crede che possa essere un elemento di destabilizzazione a livello globale? Io vedo, valuto diciamo le scelte che fanno le amministrazioni, non do giudizi sulla comunicazione, poi ciascuno ha la sua e ciascuno sceglie profili diversi. Io dico che l'amministrazione, quindi le dichiarazioni del segretario di difesa Mattis o di Tillerson, vanno tutte verso obiettivi condivisibili. Quindi